sono Marco Ghioldi, amministratore delegato della Ghioldi SRL di Como, un'azienda del distretto comasco che ha sviluppato negli ultimi 15 anni una diversificazione non solo nel tessuto consegnato come rotolo di tessuto, come foulard o accessorio tessile, anche una parte dedicata poi ai capi finiti, il quale ci ha aperto a nuovi mercati, nuove possibilità e nuove esigenze in funzione di riuscire a gestire tutte le problematiche anche legate appunto a delle tipologie diverse di articoli. Proprio per questo abbiamo dovuto attualizzare e aggiornare alcuni macchinari che erano presenti all'interno della struttura produttiva per andare a migliorare le performance e le caratteristiche del prodotto offerto. L'azienda è nata nel 1975 come puro converter, fondata da mio papà e mia mamma, dopodiché ha avuto delle evoluzioni e fino a 20 anni fa appunto eravamo soltanto dei clienti dell'entità produttiva. Invece ci siamo appunto aggiornati e cercati di semi-verticalizzare acquisendo un ex fornitore che è diventata poi la sede operativa attuale dell'azienda, che sicuramente è strategica per il risultato e l'obiettivo che ci siamo posti. Arrivando alla collaborazione con MCS, che circa da 10 anni abbiamo in essere, è partita solo sul profilo del lavaggio, non abbiamo all'interno una situazione di tintoria, per cui non abbiamo collaborato per ora in altri generi di macchine. Ci siamo rivolti a loro dopo aver visto la loro macchina a un ITMA e iniziata a presentare da alcuni competitor nostri e colleghi. Abbiamo fatto con loro alcune messe a punto, alcune modifiche per ottenere dei risultati specifici in alcune parti della macchina e in alcuni processi. Sicuramente il valore principale ottenuto è stato un maggiore effetto energico di lavaggio della macchina, in senso di appunto capacità di lavaggio, mantenendo tuttavia un trattamento estremamente delicato sui tessuti. Tant'è vero che noi durante l'arco produttivo delle 12 ore, 10 ore in cui gira la macchina, spesso cambiamo da articoli da 40 grammi a navetta a articoli jersey da 200 grammi dietro, veramente con 10 metri di tela e neanche interrompendo la macchina. Questo è sicuramente un plus importante che abbiamo riscontrato nel day by day di questa macchina. Oltre a un notevole riduzione dei consumi in termini di prodotti chimici e di acqua soprattutto, rispetto alla macchina che avevamo, che aveva sicuramente 20 o 30 anni, con questa abbiamo più che dimezzato il consumo. Allora, all'interno della progettazione della macchina, come dicevo, era stata fatta anche una richiesta specifica da parte nostra per integrarsi in una logica di gestione e di manutenzione completa all'interno della struttura, di montare esclusivamente apparecchiature ABB, dove appunto i nostri tecnici avevano fatto dei corsi di formazione, eccetera, eccetera, e questo ci ha consentito anche sì, grazie a questo sviluppo e a uno sviluppo fatto su altre macchine, di poter oltretutto partecipare a un Energy Efficient Award del 2012 e essere premiata tra una delle 10 aziende italiane che aveva fatto questo percorso, proprio volto al risparmio. In quel caso era un risparmio energetico, ma combinato a un'integrazione generale un po' della macchina, delle logiche, delle progettazioni e dei consumi. Sicuramente soddisfatto del servizio pre-vendita e post-vendita, che è una cosa molto importante quando poi si sta parlando di linee produttive, per cui avere un referente che può intervenire rapidamente e efficientemente sul prodotto è estremamente importante, e sicuramente aperti a nuove avventure con nuovi sviluppi con MCS e i prodotti da loro forniti.